Rieccoci in diretta, si ride e si scherza perché abbiamo ovviamente i nostri ospiti già collegati e perché oggi, oltre a rispondere alle vostre domande, questo è un blocco che durerà 60 minuti sugli indici, sui titoli e sulle valute, cercheremo di giocare con gli ospiti e anche con voi a casa. Fatelo assieme a noi perché abbiamo creato una griglia. Adesso la regia ce la mostra non appena è disponibile il grafico, una griglia in cui mettiamo gli indici principali, quelli che seguiamo solitamente, e insomma gli altri asset, quindi materie prime e cambi valutari, in base a quanto hanno guadagnato o perso nel 2020. Abbiamo fatto una sorta di griglia, mettendoli, accoppiandoli insomma in una sfida diretta, come avviene per i playoff, e piano piano, insomma, assieme ai nostri telespettatori, eccoli qua, ai nostri ospiti, cercheremo di selezionare, insomma, di scegliere l'asset o la materia prima, l'indice o il forex, il cambio valutario che potrebbe essere protagonista in qualche modo nel 2021. E allora, adesso poi vi spieghiamo la griglia. Intanto saluto Giorgio Pallini in collegamento con noi. Ciao Giorgio. Giorgio, però mi sa che hai l'audio disattivato perché ti abbiamo visto, ti vediamo sorridere, ma eccoti Sì, buongiorno, qua. buongiorno Giacomo, buongiorno. E un saluto anche ad Arduino Schenato, Ear Forex. Ciao Arduino. Buongiorno a voi, ciao. Ci raggiungerà anche un altro amico tra poco. E dicevamo, insomma, la griglia che abbiamo preparato vi mostra sostanzialmente 16 asset nell'ordine con cui hanno guadagnato, che hanno guadagnato, in base a quanto hanno guadagnato o perso nel corso del 2020. Regia, torniamo pure alla nostra griglia, per cercare, come detto, di selezionare l'asset del 2021. E allora, inevitabilmente, abbiamo inserito nella parte sinistra gli indici, nella parte destra materie prime e forex, quindi cambi valutari. A questo punto, ovviamente, noi abbiamo inserito il Nasdaq, che è l'indice che sostanzialmente ha guadagnato di più nel 2021, contro l'indice di Londra, che ha perso una discreta quantità di terreno, ma può essere interessante perché nel 2021 ci sarà la Brexit, perché è Londra, insomma, il primo mercato ad aver in qualche modo avviato, dato il via alla distribuzione, quantomeno il via libera alla distribuzione, del vaccino Pfizer e BioNTech. Quindi, insomma, potrebbe regalare determinati guadagni, o comunque può essere in qualche modo un indice interessante da questo punto di vista, a fronte di una perdita del circa il 15% nel 2020. Poi, velocemente, il mercato cinese, quindi lo Shanghai Composite, confrontato con il DAX, il Nikkei, confrontato con il Dow Jones, che, come sapete, insomma, con Joe Biden si tende a dire che potrebbe tornare a essere protagonista a dispetto di Nasdaq e di Standard & Poor's 500, che lo vediamo accoppiato al FTSE MIB. Qui forse non c'è storia, ma insomma cercheremo di analizzare le prospettive da questo punto di vista. Dall'altra parte, come visto, abbiamo il Bitcoin, che, come sapete, nel 2020 ha avuto una performance stratosferica, adesso siamo a ridosso dei 20.000, a confronto con il petrolio, il WTI, che invece ha avuto un andamento piuttosto alterno, insomma, arrivando fino a quota zero, se non in zona negativa, prima di riprendersi. Poi due cambi valutari, cioè, o meglio, due monete, ovviamente sempre rapportate al dollaro americano, quindi sterlina dollaro, e anche qui la sterlina con la Brexit sarà interessante seguire nel 2021, il dollaro australiano, che in generale le valute oceaniche garantiscono in qualche modo una volatilità maggiore rispetto agli altri cross, il rame, che è protagonista di un grande rally in questo finale 2020, con lo yuan cinese, perché la Cina è quella che ha già avviato, è il paese che ha già avviato la ripresa e sostanzialmente potrebbe essere una delle protagoniste, insomma, del 2021, e la moneta potrebbe apprezzarsi notevolmente. Infine l'oro, che, a dispetto del momento, diciamo, timido del metallo giallo, comunque sta concludendo il 2020 in rialzo, e il cross euro-dollaro, che non possiamo non inserirlo, dato che è un po' il nostro cambio di riferimento, anche in virtù di quello che sta accadendo in questi giorni. Siamo appunto sopra l'1,21. Introduzione un po' lunga ma doverosa, quindi chiedo scusa a Giorgio e ad Arduino. Io comincerei il gioco, se siete d'accordo. Poi ovviamente risponderemo anche alle domande che
che sono già arrivate sui vari titoli, insomma, della comunità di Giorgio, ma anche sul mercato valutario, a cui ovviamente ci appoggeremo a Arduino. Nasdaq contro FTSE MIB. Giorgio, io comincerei da te. Diciamo, i primi due accoppiamenti li faccio commentare a te, poi andremo anche da Arduino. Nasdaq Londra forse è una battaglia, è un po' come avere Golden State con tutti i giocatori a disposizione contro una, così, insomma, una squadra che non ha grandi ambizioni di avanzamento nella griglia playoff. Beh, partiamo veramente forti perché in effetti andiamo a prendere, per quanto riguarda il Nasdaq, potremmo quasi accantonarla ai Los Angeles Lakers in realtà, perché diciamo che è l'asset che in questo 2020 ci ha stupito di più, ha incrementato tantissimo la propria quotazione e tirando le somme è un po' come i Lakers che hanno vinto il titolo in NBA, quindi è vero, vanno posizionati subito in prima posizione nella griglia e chiaramente contro un avversario, mettiamola così, che nel 2021 potrebbe stupirci in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il Nasdaq, in questo 2020, come detto, è salito tantissimo, incremento sostanzialmente rispetto all'inizio dell'anno, quindi ai primi giorni di gennaio, ad oggi di un più 42%, ripeto, più 42%, quindi siamo veramente, veramente alti. Io lo dico sempre, non dobbiamo mai considerare che la borsa è salita troppo, ma è salita tanto in poco tempo, special modo in queste ultimissime settimane, da quando c'è stato quello swing al rialzo dall'inizio del mese di novembre. Prestazione strabiliante su tutti gli indici, in particolar modo sul Nasdaq, che come Chi è il sempre LeBron continua James ad del attirare. Nasdaq, allora, dato che sono i Lakers? Ma il LeBron James del Nasdaq io lo indicherei in Microsoft. Perché? Perché Microsoft. Microsoft, come LeBron James, è sui mercati da 15-20 anni, sempre sulle primissime posizioni di classifica. Quindi continua a performare nonostante stanno emergendo tantissimi altri titoli. Ci sono tanti nuovi campioni, tanti nuovi NBA negli ultimi anni, esattamente nella lega professionistica americana, così come tanti nuovissimi titoli stanno uscendo sempre più anche sul mercato azionario. Tesla è uno di questi che incrementa ogni mese le proprie performance, in particolar modo negli ultimissimi anni. Ma quello che resta più costante sui mercati è senza dubbio Microsoft, che ha un'impennata costante e anch'esso in quest'ultimo 2020 è salito tantissimo. Andando a guardare a quello che potrebbe accadere nel 2021, io ipotizzo ancora un Nasdaq forte che continua ad incrementare la propria quotazione e da qui, se dobbiamo guardare da qui ad un anno, potremmo anche ipotizzare un Nasdaq che vada a chiudere a un più 10% rispetto alla quotazione attuale. Quindi non so al momento ben dire quale potrebbe essere il massimo colpito nel 2021 dal Nasdaq, chiaramente, ma una percentuale, un incremento del più 10% da qui ad un anno potrebbe essere lì da inserire nel cassetto. Quindi tra i due, ovviamente, Nasdaq. In quante partite avanza il Nasdaq, Arduino? In quante partite? Ma a mio avviso il Nasdaq sì, sono d'accordo con Giorgio. In quante partite non lo so, però sicuramente lo metto anch'io ai primi posti in classifica e quindi sicuramente Nasdaq rispetto a FTSE, secondo me. Ok, io direi 5 partite, facciamo un 4 a 1, insomma, 4 a 1 perché comunque Londra potrebbe stupire in positivo e negativo che sia, quindi magari ne perde un paio con 40 punti di scarto, però una di un paio di punti, insomma, riesce a portarla a casa. Mi piace pensarla così, ricordiamolo, insomma, con il caso Brexit non possiamo non, diciamo, nascondere, ecco, il mercato di Londra. Andando avanti, rimango da te, Giorgio, poi passo da Arduino. C'è un'altra sfida abbastanza interessante, equilibrata, infatti è la quarta contro la quinta, il DAX, che è il punto di riferimento per l'Europa, che al momento perde lo 0,5%, contro lo Shanghai Composite, in generale il mercato cinese, ci sarebbe anche lo Shenzhen da considerare, volendo, che è, insomma, quello più legato a tecnologie varie, però insomma lo Shanghai Composite è storicamente il più seguito e da questo punto di vista ci piace immaginare che mettiamo come indice di riferimento uno qualunque della Cina, ma che rappresenta la Cina, che inevitabilmente va considerato, insomma, per il 2021. Giorgio.
È vero, sfida molto più equilibrata. Qui, tra l'altro, sfida difficilissima. Andiamo un pochino ad analizzare i due indici. Per quanto riguarda il DAX, quindi l'indice tedesco, questa mattina siamo di nuovo in area 13.200 punti, poco sotto i massimi delle ultime sedute e soprattutto ancora sotto i massimi relativi del periodo estivo, quindi del rimbalzo prodotto dopo il Covid, e sotto i massimi storici del DAX in area 13.800 punti circa, 750. Per quanto riguarda l'indice tedesco, beh, fin quando non verranno rotte in rialzo, chiaramente i massimi storici, quindi i massimi di inizio 2020, non possiamo ancora, come dire, proiettarci troppo in là in termini percentuali. Quindi un più 10%, come detto, per il Nasdaq nel 2021 potrebbe essere leggermente ridotto per quanto riguarda il DAX. Chiaramente anche l'indice tedesco tenderà a seguire quello che è l'eventuale rialzo dei mercati americani in generale. Come detto, un superamento dei massimi di quest'estate produrrà un'accelerazione al rialzo con target 13.750. Sopra questo livello, quindi sopra i massimi storici, è ipotizzabile aprire ad un target in area 14.100 punti. Questo non significa che, come dico sempre, andiamo a comprare oggi, in queste giornate, gli indici perché siamo così alti. Tra parentesi, questa mattina sono entrato e poi ne parleremo magari sull'S&P 500 in vendita e vi spiegherò il perché. Per quanto riguarda invece l'indice, lo Shanghai Composite, quindi insomma un po' l'indice cinese, sta tornando sui massimi del 2018. Fortissima performance al rialzo anche qui, ridotta rispetto al Nasdaq ad esempio, ma anche qui siamo tornati in area 3.440 punti. Un eventuale superamento al rialzo dei massimi del 2018, quindi poco più su rispetto ad ora, parliamo di area 3.600 punti, potrebbe provocare un'impennata fortissima al rialzo nel 2021 che secondo me andrebbe anche a sovraperformare quello che potrebbe essere un'eventuale spinta al rialzo dei mercati americani ed un target veramente veramente interessante in area 4.200-4.300 punti. Perché? Perché come hai accennato poco fa tu, Giacomo, in Cina c'è già una fortissima ripresa. Il PIL del 2021 è stimato ormai già ad un più 8, anche più 9% di rialzo, quindi si torna già sopra quello che era il PIL del 2019-2018, si torna in fortissima espansione e quindi anche la borsa, la quotazione sui mercati potrebbe favorire di questa ripresa forte del mercato e dunque andare in questo caso a sovraperformare rispetto all'indice tedesco. Per me, gara 6 vince lo Shanghai. Gara 6 Shanghai Composite, sostanzialmente Arduino qui ci troviamo davanti magari a una squadra un po' stagionata che arriva da grandi successi, mi vengono in mente i Detroit Pistons dopo gli anni 80 dopo aver portato a casa i due anelli o magari i Lakers post Kareem Abdul-Jabbar, insomma, che hanno i loro anni migliori sono andati contro invece una squadra giovane che si sta costruendo bene, insomma, non so se ti piace questo paragone. Sono molto d'accordo, mi piace, mi piace. E allora rimango da te Arduino, per mettere a confronto anche qui è interessante perché abbiamo Nikkei, torniamo pure al grafico regia, Nikkei quindi l'indice del Giappone che ha raggiunto i massimi dall'inizio degli anni 90, quando diciamo i Bulls hanno cominciato a farsi conoscere, di Jordan si sapeva già molto, ma insomma i Bulls cominciano a dimostrare di essere vincenti, contro il Dow Jones che è un po' l'economia passata, anche qua potremmo paragonarla a una vecchia squadra piena di vecchie glorie e che è sul viale del tramonto, ma non so, magari con l'arrivo di Joe Biden, che mi permetto di paragonarlo a un Tim Duncan che arriva a San Antonio, una San Antonio un po' stagionata con David Robinson e compagnia, potrebbe generare insomma una nuova vivacità. Insomma, questo è quello che ci capita di leggere, ci capita di dire anche grazie ai nostri analisti. Come la vedi questa sfida? Sì, in questa tua metafora, Joe Biden, Tim Duncan, ci auguriamo che Joe Biden riesca a tenere più di un anno perché Tim Duncan quest'anno già se ne va e se n'è andato. No, a parte gli scherzi, sì, mi piace molto questa metafora tra queste squadre NBA e questi due indici. Beh, io partirei dal Nikkei. Che in effetti, rispetto alla storia, se guardiamo proprio nel lungo periodo, la storia del Giappone a livello proprio dell'indice azionario e invece quella dell'America come l'indice industriale Dow Jones, ha una storia diversa, cioè
Il vero rialzo del Giappone avviene tra il 2009 e il 2010, quindi l'indice Nikkei, e c'è stato praticamente un rialzo strutturale nel Giappone costante con i suoi anni di swing, quindi di ossigenazioni, ma che continua a dare delle buone performance. Quindi in linea di massima in questo momento attuale, cioè se guardiamo la storia, in effetti diciamo che il Nikkei potrebbe essere uno di quei mercati che ci potrebbe stupire. È molto difficile vedere chi potrà avere la meglio, ecco, tra Nikkei e Dow. Nikkei sicuramente che ha la possibilità di spingere ulteriormente nell'anno 2021 anche fino ai 30.000-32.000 punti, molto facilmente ci può arrivare a una struttura su grafici ad alto time frame che mi piace molto, quindi ci può stare appunto una continuazione di questo rialzo. Notiamo che adesso siamo intorno ai 26-27 mila punti, quindi un rialzo anche appunto di altri 5-6-7 mila punti durante l'anno, ovviamente con tutti gli swing del caso, potrebbe avvenire. E il Dow Jones sono un po', seppur mi piace l'impostazione ed è tutto bello, e se dovessi se devo guardare esclusivamente, no, quella che è la figura strutturale di questi due mercati, tendenzialmente mi viene da dire per un po', per poco vince il Giappone, tipo, non so, gara 7, un 4-3, vince il Dow Jones, scusa, un 4-3, ma lo direi solo per il fatto che comunque, al di là di Joe Biden, l'America a livello storico, se noi guardiamo proprio i prezzi, che cosa ci hanno detto, tendenzialmente è meno soggetta a delle speculazioni, diciamo, anche a fattori di risk on e risk off, diciamo, dovuti proprio anche alla valuta yen giapponese, che tendono a portare degli andamenti diversi sul Nikkei. Quindi io dico, per questo vado per il Dow Jones 4-3 gara 7. Gara 7, bello, interessante. Ricordo, Giorgio, ricordiamo che peraltro a proposito di Giappone non c'è solamente il nuovo Premier che magari col 2021 metterà a disposizione un po', insomma, la sua squadra, e vediamo che cosa riuscirà a ottenere. Ricordiamo anche che il Giappone ha un'inflazione controllata in qualche modo, è abbastanza diversa, insomma, la situazione del Giappone rispetto al resto, e poi ci saranno le Olimpiadi, se tutto va come deve andare. Ci saranno le Olimpiadi, quel 2020 che diventa Tokyo 2020 rimane come nome, ma cambia l'annata, e da quel punto di vista potrebbero esserci. Poi ricordiamo che economia reale e borsa non sempre vanno a braccetto, però in linea di massima dovrebbe esserci sicuramente aumento, insomma l'economia dovrebbe diventare ancora più vivace in quel periodo. È vero, sì, potrebbe essere un buonissimo spunto di riflessione, anche questo legato all'evento sportivo per eccellenza, alle Olimpiadi. Intanto sposo alla grande tutta l'analisi di Arduino, anzi complimenti, perché è vero che dal punto di vista strutturale sono due indici bellissimi, secondo me, da seguire, che possono ancora dare sfogo a questo movimento in atto ormai da qualche settimana. Quindi appoggio in pieno anche il risultato finale. E poi è vero, sul Nikkei in particolare, come hai detto tu, l'evento sportivo, le Olimpiadi 2021, potrebbe anche lì dare un plus aggiuntivo. C'è anche da aggiungere che non sappiamo ancora come arriveremo a luglio 2021, quali potrebbero essere le conseguenze da qui ai prossimi mesi, e quindi anche lì c'è una valutazione aggiuntiva. Un punto interrogativo, ma che comunque potrebbe, ecco, come dare ancora un boost al rialzo. Immagino, Arduino, che si vada verso il derby per quanto riguarda le semifinali di Conference, perché adesso ti tocca analizzare lo Standard & Poor's 500 contro il FTSE MIB, che non possiamo non inserire in griglia perché è il nostro indice di riferimento. È negativo, insomma, il saldo del 2020 è negativo, quello del FTSE MIB, al contrario di quello dello Standard & Poor's 500. Però, insomma, in effetti abbiamo assistito a un mese di novembre in cui si sono quasi invertiti i ruoli, insomma, il FTSE ha fatto da traino per l'Europa, lo Standard & Poor's ha continuato il suo rally, magari, insomma, in maniera non troppo, senza per forza spingere la quarta, ecco. Sì, diciamo che partendo dall'Italia, l'Italia ha fatto ciò che doveva fare, nel senso che l'Italia è dal 2009-2010 che sta tra i 24.000 punti e i 13-14.000 punti. Diciamo che in tutto questo crisi, questo anno veramente incredibile,
non è cambiata la figura tecnica strutturale del nostro indice italiano del medio-lungo periodo, quindi degli ultimi 10-11 anni. Non è proprio cambiata, cioè tutto a livello tecnico è rimasto invariato. E quindi in questo caso l'Italia soffre del fatto che ha questo tetto molto importante, appunto a 24.000 circa, poi 24-25.000 punti, si tratta di aree importanti che non riesce a superare in maniera concreta e nel tempo poi futuro, cioè è da tempo che lui non riesce a essere con delle chiusure sopra i 24-25.000 punti e a quotare così a questi livelli. Quindi diciamo che pensare che l'indice italiano possa tra 3 mesi, 4 mesi quotare a 30.000, diciamo che io mi metto sempre dal punto di vista del trading, diventerebbe una predizione e una fantasia. Se io resto a quello che vedo sulla mia mappa, sulla mia bussola, che sono i grafici di questo mercato, sono i data feed di questo mercato, io non posso adesso pensare che l'Italia debba per forza quotare 30.000 tra 6 mesi. Quindi resto fedele a quello che vedo, e quello che vedo è assolutamente S&P 500 che batte l'Italia, direi non troppo facilmente, ma neanche con difficoltà. Quindi magari possiamo fare un 4-2. Ma sì, dai, magari l'Italia si porta a casa le partite che gioca in casa, ecco. Mentre invece lo Standard & Poor's poi va a vincere la partita che conta, insomma, quindi andando a vincere in trasferta nella sfida che la mette nelle condizioni di poter vincere. Lo Standard & Poor's, ricordiamo che negli ultimi tempi è diventato molto Nasdaq, no? Cioè ha dei titoli, no, che sono ovviamente tecnologici, che spingono l'S&P, però l'S&P rispetto a un Nasdaq è più bilanciato, no? E per il tipo di coerenza storica che ha l'S&P, difficilmente, appunto, credo che possa perdere rispetto al nostro indice. Questo è più bilanciato, quindi diciamo che non ha solamente in campo, non lo Standard & Poor's 500 non sono i Lakers che persero contro i Pistons con Karl Malone, con Gary Payton, con Kobe Bryant e con qual era il quarto magnifico che non mi ricordo più, aiutatemi, erano i magnifici quattro, non ricordo, voi ve lo ricordate? Adesso lo andiamo a recuperare, erano Kobe. Adesso lo andiamo a recuperare. Kobe, Malone, diciamo Payton, che bravissimo, ha un comparto difensivo, ecco, e offensivo, e anche una panchina lunga, per cui l'S&P 500 diciamo che è, non voglio dire una garanzia, però per me è l'indice di riferimento, perché nei momenti di debolezza forte ha sempre fatto vedere di cosa è capace. Eh sì, assolutamente. Ed era. Beh, scusate, ci siamo dimenticati di Shaquille O'Neal, era Shaq il quarto. Ah, eccolo là, Shaquille. Oramai lo vediamo anche un po' lontano dalle dinamiche Lakers, un po' perché alla fine Shaq non è un giocatore, non è un ex giocatore Lakers, è Shaq, punto. Insomma, non ha. È anche difficile dargli connotazioni, per quanto abbia vinto ben 3 titoli. Allora, abbiamo delineato anche bene lo Standard & Poor's contro il FTSE MIB. Non so, vogliamo trovare anche in questo caso, Giorgio, quale può essere il giocatore di punta dello Standard & Poor's 500, il titolo diciamo di punta dell'indice di riferimento americano? Ma come dice Arduino, in effetti lo Standard & Poor's, nonostante sia il faro del mercato, il riferimento assoluto, sta diventando sempre un po' di più come il Nasdaq, perché lì la quota di capitalizzazione dei titoli FANG è cresciuta tantissimo, si è ormai raggiunti il 27-28%, quindi siamo veramente veramente in alto. E dunque qui dovremmo andare a scegliere uno dei titoli tecnologici. Potremmo indicare Apple, perché Apple continua sempre ad essere l'azienda più scambiata, più capitalizzata sui mercati azionari, e quindi inevitabilmente sarà l'indicatore di mercato. Una flessione eventuale di Apple nei prossimi mesi potrebbe generare delle perdite un po' su tutti gli indici, ma resta ancora un titolo talmente così forte che puntare contro è un po'... come dire, non lo consiglierei, è come se dovessimo puntare contro Steph Curry, qui magari qualcuno adesso se la prende, ma è impossibile puntare contro Steph Curry,
ha subito degli infortuni negli ultimi anni ed ha passato l'ultimo anno non proprio in una squadra al suo livello, io non me la sentirei di scommettere contro Curry nel prossimo 2021. Non so okay. cosa ne pensa Arduino. Io sono di parte e direi sì, assolutamente d'accordo. Avrei detto anch'io Apple, avrei detto Apple e Amazon, ma sono d'accordissimo con Apple perché è un'azienda solidissima che ci ha mostrato insomma di cosa è capace e sempre con innovazione. Ed è diventato un benchmark per le aziende di quel settore. E comunque anche Amazon, che ha la stessa cosa nel suo settore, cioè in un momento in cui c'è stata questa pandemia e tutti a casa, questi titoli, per esempio Amazon, io credo che in quest'anno molta gente che non aveva mai comprato da Amazon ha comprato da Amazon, no? E sta comprando ancora da Amazon, quindi io credo che Amazon, insomma, come Apple, siano i due, il primo violino e il secondo violino della squadra L'asse SPC. pivot centro, che lo scusa, play centro, Sì, potremmo diciamo chiamare. il Kobe Shaq dell'epoca, il Kobe Shaq Perfetto. dell'epoca. Bravi, bravissimi. Ma anche perché non dimentichiamoci che i Fang ad oggi hanno raggiunto, se prendiamo i primi 5 Fang e aggiungiamo anche Tesla, hanno raggiunto una capitalizzazione di quasi 9.000 miliardi. Per dare un'idea, il PIL degli Stati Uniti o il PIL dell'Europa è all'incirca di 18-19 mila miliardi. Cioè, stiamo parlando di cifre folli, esattamente la metà del PIL di un intero continente. Quindi, insomma, puntare contro questi fang è un po' difficile. Allora, mettiamo in pausa il gioco, dato che abbiamo esaurito la Easter Conference, se vogliamo, per rispondere a qualche domanda. Ti chiedo, Giorgio, in maniera abbastanza sintetica, così poi ci possiamo concentrare sulla Western Conference e sugli altri asset. Poi, ovviamente, quando andremo alle semifinali e alle finali, abbiamo già analizzato tutti i vari indici, tutti i vari asset, possiamo anche andare a dare il risultato più o meno immediato, insomma, in quante partite. Ovviamente qualche considerazione, ma possiamo soffermarci di meno. Allora, Giorgio, ti viene chiesto intanto un'analisi su Nexi e su Interpump. Partiamo da Nexi, che è un po' il nostro My Way quando siamo con Giorgio Palini, nel senso che una domanda arriva sempre. È vero, è sempre super richiestissima, ma a ben vedere, perché è uno dei titoli più interessanti di tutta Piazza Affari. Nelle precedenti settimane, se ricordate, avevamo un pochino indicato quell'area supportiva di ripartenza, quindi 13,50 euro per azione. In effetti c'è stato un bellissimo rialzo, un massimo colpito proprio qualche seduta fa, lunedì, in area 16 euro, dalla quale sono scattate delle leggerissime prese di profitto. Io ipotizzerei, se non siamo ancora in posizione, un eventuale rientro in acquisto qualora la quotazione tornasse a scendere un pochino più giù rispetto ai minimi di ieri, direi sui 15 euro, perché lì siamo proprio in area di swing rialzista già prodotto e quindi un'eventuale fase di ritraccio potrebbe essere veramente interessante da andare ad acquistare ed inserire in portafoglio. Un target chiaramente da raggiungere è già delineato sui massimi del titolo, quindi sui massimi di ottobre in area 18 euro. Stop all'operatività con un'eventuale chiusura giornaliera sotto i 14 euro. Quindi avremmo 1 euro di stop circa a fronte di 3 euro di potenziale target. L'altro titolo è Interpump, peraltro è una domanda che ci ha girato Max, che salutiamo. Anche Interpump in effetti è sempre uno dei titoli più interessanti nelle ultimissime settimane. È una quotazione che continua a sovraperformare anche l'indice di riferimento, il FTSE MIB. Siamo sui massimi in area 38. Anche qui, se non sbaglio, avevamo indicato un target in area 40 da raggiungere. Quindi secondo me c'è ancora tanta strada da fare nei prossimi mesi, soprattutto se, come dicevamo prima, il mercato azionario in generale continuerà a spingere al rialzo. Però qui, ecco, entrare al rialzo oggi anche no, perché siamo, come detto, sui massimi del titolo, quindi dovremmo attendere magari una stabilizzazione, una consolidazione un po' più concreta di area 35-34 euro. Lì allora entrerei con un chip sul titolo. Benvenuto anche a Davide Catanossi in collegamento con noi. Davide, Ciao.
Allora, ti mostriamo subito, eccoti qua, ti mostriamo subito la griglia con cui stiamo in qualche modo giocando per provare a identificare ovviamente l'Asset 2021. Al momento siamo alle semifinali di conference per quanto riguarda il lato est, quindi abbiamo il Nasdaq che ha battuto il FTSE 100, l'indice di Shanghai, quindi il mercato cinese che batte il DAX in 7 partite, il Dow Jones che avanza in 6 contro il Nikkei e poi lo Standard & Poor's che ovviamente alla meglio sullo Standard & Poor's 500. Quindi i primi accoppiamenti sono Nasdaq contro Shanghai e Dow Jones contro Standard & Poor's 500 per quello che può essere un derby tra le due Los Angeles, possiamo fare così. Adesso Davide però ti chiedo di analizzare velocemente e di immaginare chi possa prevalere, questo forse è fin troppo semplice però, tra Bitcoin e VTI, insomma abbiamo accoppiato questi due asset, Bitcoin nel 2020 ha avuto una grande performance, ecco perché è parte come numero uno, il petrolio invece è stato molto alterno, alti e bassi, e quindi insomma parte con la numero 8. Davide. Sì, allora intanto buongiorno a tutti. Per quello che mi riguarda, la vittoria, tra virgolette, ovviamente la diamo a Bitcoin come asset strategico di lungo periodo. 4-0? No, vabbè, non lo Che so, dici? adesso fate anche il punteggio, diciamo, Ma sì, dice anche in quante partite. No, vabbè, adesso non so se. Vabbè, vabbè, no, ti lascio finire. Ecco, dal punto di vista tecnico, io non seguo molto Bitcoin perché non lo ritengo ancora, insomma, sufficientemente uno storico lungo da poter essere analizzato, insomma, con i miei metodi, con le tipologie che utilizzo io, e soprattutto perché solo di recente è stato fatto il future. Io di solito seguo solo mercati regolamentati e quindi difficilmente, insomma, faccio trading su una cosa come il Bitcoin. Però mi rendo conto anche di averlo un po' sottovalutato negli anni, insomma, quindi quando è stato qualche anno fa. Dal punto di vista concettuale lo ritenevo un flop, quindi lo dico tranquillamente senza problemi, perché ritenevo che il suo successo fosse legato soprattutto al fatto che potesse essere scambiato sui mercati, diciamo, non prettamente legali. E comunque continua a mantenere delle riserve in senso assoluto, cioè la potenzialità di una valuta non è legata, no? Quando si dice bisognerebbe tornare all'oro, no? In realtà abbiamo abbandonato l'oro per un motivo ben preciso, insomma, che ha prodotto in sostanza la crisi del 29, l'ancoramento all'oro, perché comunque l'oro non crea inflazione, ma nei momenti di crisi implica la corsa agli sportelli. Quindi il fatto che il Bitcoin possa sostituire l'oro all'interno di un valore che sta dietro una valuta, a me perplime, e invece continuo a ritenere che il valore più importante di una valuta continua ad essere la credibilità dello Stato che la emette. Quindi il fatto che una valuta sia espressione, quindi sia obbligatoria, cioè se io vado al supermercato sotto casa e dico voglio pagare in euro e lui si rifiuta di pagare in euro, io chiamo la polizia, di prendere i miei euro, io chiamo la polizia e lui lo fanno chiudere perché è obbligatorio accettare i pagamenti in euro. Questo rappresenta, è proprio il corso legale della valuta che rappresenta il suo valore. E quindi in qualche modo dov'è che immagino questa vittoria del Bitcoin? Sul fatto che questa tecnologia nel tempo venga poi adottata dalle valute a corso legale. Quindi in Chiaro. questo caso è lì che potrà avere la sua vittoria, ma non in quanto alternativa al concetto di valuta,
legata allo Stato. Beh, Questa è un po' parliamo la... del 2021, quindi senz'altro potremmo avvicinarci verso questa prospettiva. Quindi, insomma, è interessante anche capire il modo in cui appunto il Bitcoin va a superare il petrolio, che poi, insomma, magari anche con la rivoluzione energetica potrebbe diventare, insomma, meno appetibile di altri. Anche il petrolio, se vogliamo, può essere una squadra che ha avuto grandi glorie nel passato, che ha vinto anche qualche titolo, ma che fatica al momento a rinnovarsi, diciamo così, o a trovare una buona pesca nel draft, se vogliamo continuare a fare il paragone a livello di NBA. Arduino, vengo da te e per chiederti chi avrà la meglio tra dollaro australiano e chi c'è contro il dollaro australiano che non mi ricordo più. Abbiamo, ah beh, la sterlina che comunque va seguita, dato che sarà il 2021 il primo con la Gran Bretagna fuori dall'Europa a livello commerciale e a livello anche politico. Allora, anche qui è sempre un po' difficile perché entrambi nell'ultimo periodo hanno mosso in un certo senso, in modo simile. Infatti è la più Hanno equilibrata, è fatto. la quarta contro la quinta. È la più equilibrata, sì, è la più equilibrata, seppur, allora, sempre stando un po' ai fatti storici di quello che ci dice, no, il mercato, diciamo che la sterlina arriva da un movimento. Come dire, più armonico negli swing di rialzo che ha fatto da quei minimi a 1,15 circa o più sotto, siamo arrivati proprio in questi giorni alla zona 1,33,5-1,34, che è la zona di offerta di sterline da molti anni. Siamo in un trend però del medio-lungo termine, diciamo, quindi prendiamo, non so, gli ultimi 6-7 anni e abbiamo comunque una tendenza ribassista. Quindi che sia finita, questo ovviamente poi diventa sempre la cosa della sfera di cristallo che non mi piace tanto fare, diciamo. Però l'impostazione è molto molto buona. Sto riflettendo con te e con voi a voce alta per capire chi potrebbe avere la meglio. Sì. Quindi in questo caso, ecco, sterlina sicuramente forte. Da un punto di vista di trading, sono dell'idea che questo 34, 33,5 lo lascerà per la prima volta dopo svariati anni. Quindi potremo vedere sicuramente dei prezzi più alti nei prossimi mesi e trovo una zona di volatilità importante di resistenza in area 1,42, zona dove potrebbero arrivare le vere prime vendite di sterlina che poi a mio avviso andranno a correlarsi con le zone 1,25 di euro, ma quella è un'altra storia. Australia dollaro che è una valuta diversa. Anche da un punto di vista proprio geopolitico, ovviamente, e correlata con per esempio alcuni metalli preziosi e ha una storia diversa. Cioè, quindi anche questa arriva da un movimento ribassista, quindi di forza più di dollaro americano sull'Australia negli ultimi anni. E anche qui negli ultimi mesi ha fatto un falso minimo molto importante, 0,60, 0,59, anche più giù ha fatto uno spike down per poi recuperare e adesso è impostatissima. Da un punto di vista proprio dei prossimi mesi, quindi nel breve periodo, io credo che ci possa essere più forza di dollaro australiano rispetto alla sterlina, che potrebbe avere magari delle fasi di indecisione un po' più importanti. E poi è vero che quando ci sono queste situazioni di queste valute, in questo caso questi asset che hanno più indecisione, poi possono anche far partire una volatilità anche più importante, no? Però se adesso devo stare ai fatti attuali e alla certezza che ho in questo momento, che è il dato passato e in questo caso il prezzo attuale che è 0,7420 e come ci è arrivato lì, per come ha lasciato anche il time frame mensile, che è un time frame dove io analizzo molto e cerco di darmi un po' di pianificazione per i prossimi tempi, a mio avviso l'impostazione è migliore e quindi dico gara 7 qui, gara 7 dove vince il dollaro australiano 4 a 3. Immaginavo che se arrivasse alla sfida decisiva, alla settima gara, insomma, e comunque il dollaro australiano che avanza e si ritrova contro il Bitcoin in semifinale. Giorgio, ti chiedo di trovarci una vincitrice tra il rame e tra lo yuan cinese, e anche qui è una specie di derby, perché se il rame va così forte, adesso siamo a 3,48 dollari per libra, è anche grazie allo yuan, alla Cina che cresce, che è in ripresa e la cui produzione industriale sta dando subito risultati che si possono ricollegare al periodo pre-Covid. Giorgio.
Sì, è vero, in effetti, come dicevamo prima, il ragionamento che abbiamo fatto un po' per il comparto cinese, chiaramente si rispecchia anche qui sullo yuan, sono abbastanza correlati due. Ti dico subito che io andrei più per una vittoria del rame, anche qui se non una gara 7 andiamo a gara 6, quindi 4 a 2 per il rame, perché nel medio-lungo periodo lo vedo con un incremento maggiore rispetto allo yuan, un incremento che potrebbe arrivare anche ad un più 11% ancora, perché è davvero lanciatissimo. È chiaro che arriveranno, riferimento al rame, quindi troviamo in area 3,45 dollari, è chiaro che arriveranno delle prese di profitto anche nel breve periodo, però si sta andando a rompere al rialzo anche sul mensile quell'area che funge un po' da swing, da controtrend, che rilancerebbe ancora nei prossimi mesi questo movimento di rialzo. Quindi potremmo sì aspettarci nel corso del 2020 un incremento anche dei 10-11 punti percentuali e ipotizzare quello che al momento, secondo l'analisi, è un target naturale da ricercare in area 3,80. Quindi un continuo exploit anche nei prossimi mesi, però, come detto, attenzione a quelle che potrebbero essere delle prese di profitto, dei movimenti di pullback. Tra le due, però, farei avanzare il rame. E permettimi di salutare Davide, anche se non ci siamo mai conosciuti, e anche da parte mia un buongiorno. Ciao, piacere. Ci mancherebbe, anzi, scusate se non ho fatto, diciamo, le presentazioni da questo punto di vista. Però eccoci qua, vi vediamo tutti e tre pronti in formazione, insomma, pronti a tornare in campo dopo questo piccolo time out. Davide, torno da te perché c'è da capire adesso chi passa tra l'oro. Hai già parlato un po' di oro poco fa quando abbiamo visto la sfida Bitcoin WTI e il cross nostro di riferimento, e cioè l'euro-dollaro, che oggi, come detto, insomma, viaggia, ha segnato, ha toccato l'1,21. Il dollar index è stato anche in area. Adesso il dollar index è a quota 91, è già sceso anche sotto 91, quindi in area 90. Beh, insomma, si parla di un dollaro che si indebolisce e che si indebolirà con la gestione Biden, e un oro che a chiude il 2020, per quanto in maniera un po' così, insomma, fuori forma, comunque in rialzo. Davide, chi passa alle semifinali? Passa l'euro-dollaro perché io sono convinto che in tempi relativamente brevi l'Europa dovrà reagire a questa situazione in maniera più sistematica, nel senso che abbiamo assistito, ormai è dal crollo del muro di Berlino, è stata fatta questa Europa così di corsa per fare la valuta che serviva a evitare il collasso dello SME, e però nel fare questo si è ceduto alle pressioni dei grandi colossi, russi e americani, che non potevano permettersi una nazione che avesse il PIL di Italia, Germania, Francia, Inghilterra. E quindi è stata fatta una stortura dove abbiamo le imprese che hanno il bilancio comunitario, quindi tutte con lo stesso bilancio, e poi hanno le imposte diverse, no? Quindi un paradiso fiscale oppure posti come l'Italia dove magari la pressione è più alta. Non abbiamo una difesa comune, questo è ovvio, ma soprattutto non abbiamo un Parlamento che è espressione, che un governo che è espressione di una maggioranza in Parlamento, che istituzionalmente po avrebbe portato nel giro di poco tempo agli Stati Uniti d'Europa. Ora, non mi aspetto gli Stati Uniti d'Europa nel 2021, per carità di Dio, però magari qualche colpo di scena, tipo questi famosi Eurobond fatti per bene, potrebbe venire fuori. E quindi per me l'euro-dollaro potrebbe essere un asset strategico, non tanto per l'indebolimento del dollaro, ma per una ripresa dell'euro che a questo punto, diciamo, diventa una sfida da intraprendere per i governi europei, perché se no, o adesso mai più, insomma. Quindi, secondo, diciamo, upset dopo quello del Dow Jones sul Nikkei, partiva con un record peggiore, ovviamente, invece avanza. Anche in questo caso, oro l'avevamo messo come numero 2 contro l'euro-dollaro numero 7. Avanza euro-dollaro. Giorgio Arduino, ve lo aspettavate questa sorpresa? A modi un po' come quando New York, se non ricordo male, per citare un altro vecchio playoff, riuscì a superare Miami con l'ottavo record rispetto a quello di Miami, di Pat Riley, di Alonzo Mourning,
Wyoming, che fu appunto eliminato da squadra col miglior record della Eastern Conference. Giorgio, telegrafico. Sì, in effetti ci sta la vittoria, diciamo così, dell'euro-dollaro sull'oro. È vero che sono anche correlati positivamente Vero? perché entrambi vanno contro il dollaro, per cui una salita di entrambi, secondo me, è ipotizzabile nel 2021. L'euro-dollaro può avere un target verso area 1,25 e spingere ancora qualcosina al rialzo. Per tutte le motivazioni che ha detto poco fa Davide, in effetti l'euro potrebbe avvantaggiarsi un po' di più rispetto a quella che è una debolezza di dollaro. Arduino, anche tu telegrafico? Sono anche lungo di euro-dollaro, quindi ringrazio Davide che non conosco, ma mi... No, beh, sono d'accordissimo anch'io, correlati positivamente, ma probabilmente l'euro credo che possa dare, rispetto al dollaro nel 2021, delle buone, anche oltre 1,25, sono molto d'accordo. Da casa c'è chi invece si schiera dalla parte dell'oro, ma ovviamente è un gioco, quindi possiamo, tutto, ogni risposta va bene. Siamo alle semifinali di conference, caro Giorgio, e sostanzialmente, anzi, caro Arduino, siamo davanti a quello che potrebbe essere la finale, la vera finale, no? La vera finalissima, cioè tra Nasdaq e l'indice cinese. Insomma, se fossero capitate su due parti diverse, probabilmente ci sono buone possibilità che possano incontrarsi nella finalissima. Invece si affrontano nella semifinale di conference. Anche qui molto velocemente chi passa il turno e perché? Allora, do per assodato che ovviamente io l'indice cinese non lo seguo praticamente mai, quindi ho ascoltato molto bene Giorgio che ha fatto la sua analisi, ho visto quello che ha detto. Sinceramente, conoscendo più il Nasdaq, vedendo un po' quello che ha fatto, quello che può ancora fare, sinceramente, per come conosco il Nasdaq, io andrei su Nasdaq, ma proprio liscio e magari farei un 4 a 2. Ah, Per il Nasdaq. 4-2, quindi insomma alla fine gli equilibri che abbiamo visto quest'anno si mantengono anche per quanto riguarda il 2021. Ricordo come molti analisti segnalano per quanto riguarda il 2021 come il mercato azionario cinese sia un mercato da tenere d'occhio, sicuramente in forte crescita, ma a questo punto promuoviamo il Nasdaq che dunque arriva in finale di conference e caro Giorgio abbiamo il derby, abbiamo i Clippers contro i Lakers, il Dow Jones contro lo Standard & Poor's 500. Quindi sostanzialmente l'indice che dovrebbe avere impulso, propulsione dall'arrivo di Joe Biden e insomma uno Standard & Poor's 500 che rappresenta, insomma, che è, diciamo, l'indice di riferimento del globo. Sì, vado ancora con l'S&P 500, per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi qualche minuto fa. È vero, potrebbe essere uno scontro di Los Angeles, quindi Lakers-Clippers, anche lì andrei con i Lakers perché sono i vincitori in carica, quindi detentori del titolo, un po' come lo S&P 500. È stato leggermente sovraperformato dal Nasdaq, leggermente, Eh come ho sì. detto prima, più 40% il Nasdaq, ma comunque anche l'S&P se la può giocare, io me lo porto in finale. Andiamo in finale con punteggio 4-2. 4-2. Ricordiamo che i Clippers, insomma, hanno avuto Kawhi Leonard, insomma, dalla loro parte, quindi anche qui c'è stata una spinta nuova, come può essere Joe Biden da una parte. Sono due figure, Biden e Leonard, che sono alle antitesi, insomma, sono il giorno e la notte, ma insomma, come ha detto, stiamo giocando, quindi vale tutto o quasi. Davide Catanossi, Bitcoin, che hai promosso poco fa contro il dollaro australiano, è una sfida un po' inedita. Sicuramente con due il dollaro australiano rapportato con il dollaro, quindi indirettamente li si può correlare. Qui com'è la situazione? Senza storia come con il WTI? Ma sì, nel senso che io lo manderei direttamente in finale Bitcoin, così facciamo prima, no? Diciamo che sì, cioè l'idea è che potrebbe essere così. Poi, come dice sempre il mio amico Tony Cioripuviani, il mercato è fatto per stupire, quindi magari poi all'improvviso non sarà così. Però credo che potrebbe essere, cioè se dovesse esplodere nei termini che abbiamo detto in precedenza, cioè essere una tecnologia adottata dai governi per le proprie valute, eccetera, eccetera,
non c'è storia, insomma. Chiaro, Vince non c'è. direttamente l'anello, insomma. Beh, può essere che insomma stiamo parlando già della squadra campione del 2021, asset campione del 2021. Arduino, possibilità che il dollaro australiano prevalga su Bitcoin, tu che lo segui più da vicino, pochine? Beh, è anche una questione di volatilità, ovviamente. Qui dopo parliamo di punti percentuali, sappiamo già che qui diciamo che il Bitcoin, cioè le valute principali, soprattutto col dollaro americano, hanno una volatilità che è minima, anche per il fatto che sono molto liquidi, quindi sono molto efficienti, no? Il Bitcoin ha una volatilità che è completamente diversa, soprattutto quando inizia a fare quello che sappiamo, quello che sta facendo anche negli ultimi tempi. È anche vero però che diciamo che il mercato adesso, l'ultimo swing che ha fatto il Bitcoin è molto lontano dai prezzi attuali, no? Quindi sì. Io comunque, in ottica mia, sinceramente mi aspetterei nei prossimi mesi anche un ritorno a 12.000. Cioè, quindi sono comunque d'accordo che nell'ottica proprio, mettiamo insieme i due, la volatilità che può avere il Bitcoin, se parte lo straccia completamente l'australiano. Però nel breve, magari, non che mi metta short, assolutamente non esiste. L'idea è quella, anzi, di afferrare magari un swing low per andare poi a cercare nuovi movimenti di volatilità, anzi ulteriore anche a 20.000. Però per come è strutturato, per come oggi, ne parlavo proprio oggi nella mia trading room, quando iniziano anche alcune persone, iniziano a dirti, gente che non ha mai seguito il Bitcoin, a dirti del Bitcoin, poi è proprio il momento in cui il Bitcoin segna magari uno o due mesi o comunque un ritracciamento più violento. È molto difficile come sfida, devo dire, non saprei, direi che comunque sì, probabilmente il Bitcoin, poi se la guardiamo un po' più di ampio respiro durante il 2021, a livello percentuale può dare di più. Io potrei fare come paragone Chicago-New York, quando Jordan superò la serie, credo che fossimo nel 93, secondo me, insomma, era l'anno dei Phoenix Suns. Chicago avanzò in 5 partite, quindi tutti a dire, beh, insomma, facile, facile. In realtà no, fu durissima. New York vendette cara la pelle in tutte e 5 le partite, perdendo poi nel finale, perché poi il tasso di talento e la presenza di Jordan fece la differenza. Però un 4-1 molto, molto più sudato di quanto possa sembrare. Giorgio, chi mandiamo in finale di Conference contro il Bitcoin? Rame o Eurodollaro? Per tutto quello che ci siamo detti, euro-dollaro. Qui vedrei un po' una sfida, visto che siamo sulla costa est degli Stati Uniti, una semifinale, ipotizzo Boston, Brooklyn, Nets. Quindi favoriti i Nets sulla carta, però il mercato è ancora aperto. Tra l'altro questa notte è uno scambio enorme, se andiamo a vedere, tra Houston e Washington. Comunque sia, sì, porto, esatto, Westbrook con John Wall. Però ecco, io porterei in finale ancora l'euro-dollaro, quindi spingiamo ancora un po' l'euro. John Wall, io lo adoro, questa è una piccola perla che magari ricordate, ma la sua prima partita è stata, io credo proprio una prima partita da rookie, è stata, o forse il primo anno, cioè il secondo anno, sta di fatto che realizzò una tripla doppia con 10 palle perse, e io in quel momento mi sono innamorato di questo giocatore che insomma ti piazza la tripla doppia all'esordio in campionato ma con le 10 palle perse. Io vado matto per giocatori del genere, non so voi. Siamo alle finali di conference e allora siamo con Nasdaq contro Standard & Poor's da una parte, Bitcoin, euro dollaro dall'altra. Davide, ti chiedo molto brevemente, che siamo verso la chiusura, chi mandiamo nella finalissima? Il tecnologico di Wall Street o insomma l'indice di riferimento? È un altro derby ovviamente, e anche qui il risultato potrebbe sembrare scritto a meno che non ci siano sorprese. Davide, che dici? Beh, dico sempre Nasdaq. Chiaramente poi ci tengo a fare una precisazione, perché anche prima si diceva no, se uno è long, uno è short. Per me esiste una grande differenza tra provare a indovinare un movimento di prezzo o una previsione e fare trading. L'elemento fondamentale è questo. Per spiegarmi farò un esempio, ma lo,
diciamo calcistico più che cestistico, anche Ok, se mi usciamo un volete attimo dalla... permettere Va bene, va bene. questa cosa qui. Diciamo che io volessi scommettere ma possiamo farlo anche chiaramente su nell'ambito NBA, è la stessa cosa, insomma, tra una squadra meno titolata ed una più blasonata e volessi dire chi è probabile che vince, non so, tra i Lakers e i Clippers, ad esempio, no? Magari dovessi fare una previsione, direi vincono i Lakers, però il concetto è sempre relativo a quanto me li danno quando devo scommettere, perché magari potrei prevedere che vincono i Lakers, ma giocare sui Clippers perché per qualche motivo me li danno una percentuale tale che per me diventa più conveniente scommettere su ciò che non prevedo, cioè su ciò che prevedo andrà male. Sembra assurdo, ma il mercato è un po' così. Quindi quello che diceva prima Arduino, no? Magari potrebbe anche starci che lui preveda il Bitcoin in rialzo, magari anche più del dollaro australiano, ma nel momento in cui durante l'anno si dovesse presentare un'opportunità di shortare il dollaro australiano con rischio basso e potenziale alto, magari lo shorta. Cioè, quindi è molto importante per i nostri telespettatori spiegare che quello che noi stiamo raccontando, che è pur sempre un gioco, anche qualora si dovesse verificare, non corrisponde poi a un'opportunità d'acquisto e di vendita, perché questa dipende sempre da rischiare poco per poco tempo in relazione a guadagnare parecchio, che non necessariamente è uguale alla previsione, no? Un po' come l'S&P 500, dice che saliva. Tutti lo prevedevano, ma quanti l'hanno longato? Perché non era facile longarlo quando il rapporto rischio-rendimento era pericoloso, no? Dal punto di vista tecnico. No, hai fatto bene a fare questa piccola precisazione. Insomma, magari viene data una partita Juventus-Benevento, magari c'è chi scommette sul Benevento o c'è chi scommette sul pareggio, perché ovviamente ti porta più soldi e in un contesto, in quel momento effettivamente ha avuto ragione chi ha scommesso sul pareggio, per fare un altro esempio. Bitcoin contro euro-dollaro, dobbiamo decidere l'altra finalista, Arduino, chi passa? Allora io vado con il cuore qui, Ah quindi sì, eh? non vado più di razionalità e di... No, vado con il cuore, vado per l'euro, eh? E sono convinto che l'euro potrà avere un movimento più strutturale e meno di impulso, e quindi per il 2021 vado per l'euro-dollaro. Giorgio, E mi condividi? connetto anche con quello che diceva Davide, che sono molto d'accordo, infatti c'è molta differenza, no? Sì. Noi stiamo facendo delle analisi e anche stiamo un po' giocando, cercando di dare comunque degli spunti, però poi il fare trading è money management, è risk management, è emotività, cioè non è solo analisi, fosse così, no? Tutti gli analisti sarebbero dei trader. Quindi giustamente mettiamo i puntini sulle i su questo perché ci ascoltano in molti e poi, no? No, Dico euro assolutamente. comunque, dico euro-dollaro. Giorgio, sei d'accordo? Sì, sono Cioè, ci d'accordo sta come anch'io. ragionamento? Come no, ci sta, assolutamente lo sottoscrivo e anzi mi spingo ancora più avanti perché ora mi voglio attirare le critiche di tantissimi. Sono 2 anni che dico lasciate stare il Bitcoin perché non è materiale da trading. Quello che ha detto prima Davide e anche Arduino è esattamente quanto va studiato sui mercati. Noi stiamo giocando, ma poi quando bisogna fare investimento o trading, che sia di breve o di medio periodo, non possiamo di certo puntare le nostre fish, tra virgolette, su un asset come il Bitcoin. Anzi, a dirla tutta, io dall'inizio avrei portato avanti il WTI, perché il petrolio, se viene trovato l'accordo e riprendono i consumi, potrebbe anche respingersi verso i 50-55 dollari, quindi una performance già più 20, più 25% rispetto ai prezzi di oggi. Comunque sì, in finale euro-dollaro, certo. E allora Nasdaq contro euro-dollaro, vediamo un po' chi prevale. Vi chiedo anche qui di essere telegrafici, che siamo in ritardo, ma il gioco dobbiamo ovviamente finirlo. Quindi, Davide, chi vince e in quante partite? Ah, vince l'euro-dollaro perché il Nasdaq all'improvviso avrà una correzione. No, scherzo, volevo fare il colpo di scena. No, vince l'euro-dollaro perché scommettiamo sull'Europa, torniamo al discorso di prima.
Quindi insomma abbiamo Vediamo, anche insomma. Christine Lagarde MVP delle finali? Sì, esatto. Beh, vedi, insomma, una donna che MVP delle finali NBA ci mancava e probabilmente sarà difficile che si verifichi, ma insomma ci piace giocare anche da questo punto di vista. Giorgio. Anch'io vado con l'euro per tutto quello che ci siamo raccontati. È vero che il Nasdaq potrà ancora tirare tantissimo al rialzo, ma anche lì un po' più di old economy nel 2021 ci potrebbe anche stare in ottica di ripresa dei consumi e tutto il resto. Quindi anch'io vado con la Lagarde. Arduino schienato, chiudiamo con te. Allora, visto che mi avete detto così, la posizione la lascio per tutto il 2021, quella che ho long. Non so più. No, va bene, anch'io sono per l'euro-dollaro e premiamo l'Europa, premiamo l'euro che ha sofferto negli ultimi 3 anni di più rispetto al dollaro e quindi euro-dollaro sia. E allora vince l'euro-dollaro nella grafica che vedete in sovrimpressione, insomma quel titolo che di solito finisce alla squadra NBA campione del mondo va a euro-dollaro come asset del 2021. Abbiamo giocato ovviamente, prendetelo come un gioco, ma speriamo anche, come dicevano Davide Arduino e Giorgio, di avervi dato qualche indicazione attraverso appunto l'analisi che abbiamo fatto in questi 60 minuti. Io voglio ringraziare davvero perché si sono prestati a questa piccola cosa. Giorgio Pallini, Davide Catanossi e Arduino Schenato. Grazie a tutti e tre davvero. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Grazie.